bentornati sul canale. Oggi voglio fare insieme a voi la pulizia viso, la mia pulizia viso aggiornata. Vi faccio vedere tutti i prodotti che sto utilizzando, qualche prodottino fa da te e questo strumento per la detersione viso che mi sta facendo impazzire. Questo dispositivo di bellezza dell'azienda Life Thrones, che è un'azienda svizzera, all'interno la tecnologia ioni positivi e negativi. Quelli positivi aiutano a pulire i pori benissimo all'interno, a eliminare la sporcizia e i detriti, mentre quelli negativi invece aiuteranno a far assorbire meglio la nostra crema, ma vedremo più tardi. Vado a utilizzare il mio detergente abituale, che è questo di Lavera. Lo applico sul viso e vado ad accendere il mio dispositivo. Lo utilizzo dalla parte del silicone perché adesso devo andare appunto a detergere il viso. Vado a massaggiare e nel frattempo che vado a massaggiare il dispositivo rilascia delle microvibrazioni che vanno a pulire la pelle, a renderla anche più compatta e rigenerata, perché queste migliorano la circolazione del sangue e quindi la pelle risulterà sicuramente molto più luminosa dopo. Infatti è realmente così, ragazze, io lo stra adoro. Ma se non avete questo dispositivo non vi preoccupate, continuiamo comunque con la nostra pulizia del viso fatta in casa. Adesso ci occorrerà preparare in casa uno scrub. Io lo faccio con un cucchiaino di sale, utilizzo il sale dell'Himalaya, un cucchiaino di miele, qualche goccia di olio essenziale di rosa, ma se non l'avete non vi preoccupate, e un po' d'acqua per ammorbidire lo scrub e renderlo più delicato sulla pelle. Lo vado ad applicare con le mani, massaggio delicatamente e con movimenti circolari per qualche minuto. Adesso vapori, quindi preparate una pentola piena di acqua e mettetela sul fuoco, lasciatela riscaldare. All'interno poi ci andiamo a mettere 2 cucchiai di bicarbonato, che ci aiuterà a purificare ancora di più la nostra pelle. Adesso armatevi asciugamano e mettetevi sopra per qualche minuto, dopodiché procediamo con la strizzatura. Se non la sapete fare, non fatela, altrimenti potrebbero rimanere delle cicatrici, utilizzate dei cerotti. Adesso andiamo con il tonico. Io utilizzo questo di fior di magnolia della linea bio, che potete trovare all'Eurospin, ed è veramente molto buono, mi sta piacendo, soprattutto perché ha la pelle molto impura, è davvero ottimo. Vado a tamponarlo delicatamente sul viso. Procediamo adesso con la maschera fai da te. In un bicchiere vado a metterci un po' di acqua, del gel di aloe e qualche goccia di tea tree oil. Adesso metto all'interno la mia maschera compressa in tessuto. Vi ho fatto il video, se non l'avete visto vi lascio qui il video e il link giù nell'info box, dove vi faccio vedere tantissime ricette. Vado ad applicare la mia maschera in tessuto personalizzata sul viso e la lascio in posa 10 minuti, dopodiché tampono un pochettino con quello che è rimasto, perché c'è tantissimo prodotto sulla maschera. E adesso procedo con l'idratazione. Quindi vado a riprendere il mio dispositivo e lo accendo e lo metto sugli ioni negativi, che mi aiuteranno appunto a far assorbire meglio la crema. Utilizzo questa crema di Avenida, che la potete trovare al Penny Market, ed è una linea biologica ed è davvero buonissima, vi consiglio di provarla. È molto idratante, vado a utilizzare questa crema perché ho stressato un pochettino la pelle, quindi ho bisogno proprio di rigenerarla. Quindi utilizzo il mio dispositivo e faccio assorbire la mia crema, prima con movimenti lineari, poi con movimenti circolari, fin quando la crema non si sarà completamente assorbita. Se non è così, utilizzo tranquillamente le mani. E voilà, la mia pulizia del viso fatta in casa è finita. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Dopo questa pulizia del viso la vostra pelle sarà sicuramente più luminosa e molto più compatta. Io sto amando questo dispositivo perché, oltre a pulire perfettamente la pelle, mi aiuta anche a fare un massaggio lifting, quindi la pelle risulta davvero molto più rimpolpata. Se volete informazioni a riguardo vi lascio tutte le info giù nell'info box. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao! Thank you.